In questo video vedremo come accedere a un ebook a partire da una citazione bibliografica. Partiamo dall'home page di Curiosone. Per una ricerca più precisa, che darà meno risultati ma più pertinenti, possiamo provare la ricerca avanzata. Cerchiamo ad esempio il libro di cui vediamo la citazione in sovraimpressione. Scrivo la parte iniziale del titolo, quindi Midwifery Practice, e specifico di quale campo si tratta. In questo caso è il campo titolo. Poi inserisco l'autore. Il cognome dell'autore è Raynor. Anche in questo caso specifico il campo, che è il campo autore. Lanciamo la ricerca. Ecco la lista dei risultati. Sono tre. Ogni risultato riporta, sotto forma di icona, il tipo di risultato. Il primo è un libro in formato cartaceo, il secondo è un ebook. In questo caso si tratta dello stesso libro che abbiamo in entrambi i formati. Per leggere l'ebook basta selezionare il bottone Testo completo in PDF. Sono entrata direttamente nella copertina del libro. Posso leggerlo andando avanti e indietro con le freccette. Il più delle volte troverai il formato PDF. Altri ebook danno invece la possibilità di scegliere anche il formato EPUB. Vediamo un esempio. Per lanciare una nuova ricerca, seleziono il bottone che si trova in alto a sinistra, Nuova ricerca. Cerchiamo il libro che vediamo nella citazione. Faccio il copia e incolla del titolo e lancio la ricerca. Vedete che esce la scritta Testo completo EPUB. Per aprire il libro basta cliccare il bottone. Ecco la copertina del libro. L'EPUB è un formato liquido che si adatta al formato dello schermo e permette di ingrandire molto i caratteri. È il formato ideale sia per gli ipovedenti che per chi usa i reader smartphone o tablet piccoli. Leggere un PDF da uno schermo molto piccolo, infatti, è difficoltoso. Chi non ha un lettore EPUB installato può scaricare Adobe Digital Editions oppure Blue Fire per i tablet e gli smartphone, che oltre ad aprire l'EPUB permettono di gestire anche il prestito digitale.